accenno sul programma che abbiamo preparato per questa sera. Il programma di questa sera si articola in due momenti, un primo momento costituito da cinque composizioni sacre, tre di John Rutt, che è un compositore vivente inglese nato nel 1945, due composizioni mie tratte dall'ordinario Misse, un Sanctus e un Agnus Dei a tre voci, e una seconda parte costituita invece da due composizioni di Isabella Vaccarante, che è il compositore di cui portiamo il nome, compositore appunto nato dal tempo operista. Le composizioni di John Rutt sono appunto di carattere sacro, tant'è vero che il testo che le costituisce, di cui è composto, è tratto per esempio dalla lettera ai Filippesi per quanto riguarda The Peace of God. Poi abbiamo altri testi invece che prendono spunto dalla liturgia, per esempio il primo pezzo, The Lord bless you, il Signore vi benedica e vi protegga. Il secondo pezzo, The Peace of God, è un pezzo per coro femminile originale di John Rutt, sempre. I pezzi della messa, della mia messa invece, sono un Sanctus e un Agnus Dei che prendono ispirazione da due compositori che per me sono, diciamo, un riferimento, Arvo Part e anche Lorenzo Perosi, che è un compositore siciliano dell'inizio del Novecento. L'ultima parte, costituita invece dai pezzi di Vaccarante, vede una prima composizione tratta dal Giuramento, che è una delle opere più importanti di questo compositore, ed è il percorso femminile anch'esso. E l'ultimo pezzo invece è tratto da un'altra opera un po' meno nota di Vaccarante, che è Oreazio e Curiazio, ed è percorso misto, che si chiama Del Terzo Secolo. Ci accingiamo quindi a eseguire questi brani. Grazie. Oh.
Thank you.
cifra ancora.